Salve a tutti, bentornati sulle frequenze di Radio Passenger VF, la radio libera della Val Fortore, con sedi a Basilice. Siamo negli studi di Radio Passenger per una nuova puntata, una puntata che si inscrive all'inizio di un periodo abbastanza di passaggio per noi basilicesi, tra il 15 agosto e gli inizi di settembre. Siamo in un limbo dove non c'è praticamente nulla da fare, in attesa delle feste che continueranno. Noi ci auguriamo appunto di trovare un paese vivo nelle prossime 2 settimane. Nel frattempo noi facciamo la nostra parte con questa puntata radio. Puntata radio che avrà per tema il tesoro, un tesoro di Basilice. Un tesoro di Basilice ritrovato agli inizi del 1600, e stiamo parlando di una vera e propria cassa del tesoro, quindi come recita qualche canzone piratesca. Non c'è di mezzo il rum, in questo caso, ma questo non vuol dire che si tratti di una storia meno misteriosa. E oggi noi ve la racconteremo grazie al testo di Fiorangelo Morrone intitolato Storia di Basilice dell'Alta Val Fortore, edito nel 1992. Ci teniamo a sottolineare come questo testo, che abbiamo appena citato, sia davvero molto interessante, un'opera storica, storiografica, ma anche molto piacevole da leggere. Già in passato Morrone era riuscito ad attirare la nostra attenzione, abbiamo fatto già in passato una puntata su Bartolomeo Intieri, e anche in quel caso la nostra fonte è stata il testo di Fiorangelo Morrone. Ecco, senza annoiarvi troppo con queste questioni storiche, vi diciamo quindi di leggere assolutamente questo testo davvero molto interessante e piacevole anche, e vi diamo subito le prime notizie relative anche alla colonna sonora che state per ascoltare quest'oggi. Si tratta di un gruppo toscano, di Piombino precisamente, che è nato agli inizi degli anni 10 del 2000, che si è già sciolto purtroppo, ma che nel frattempo ha pubblicato un album nel 2013 dal titolo Non c'è più niente. E noi vi facciamo ascoltare proprio adesso, immediatamente, la prima canzone di questo album, che dà il titolo anche all'intero CD. Quindi non c'è più niente. Thank you.
Eccoci tornati negli studi di Radio Passenger VF. Abbiamo appena ascoltato Non c'è più niente, tratta dall'omonimo album dei Diatribo del 2013. Passiamo subito al tema della puntata di oggi, il tesoro di Basilice. Prima di fare questo, però, bisogna appunto fare una piccola premessa per poter poi arrivare al perché si è giunti a questo tipo di ritrovamento. Ecco, secondo quanto narrato da Morrone, antichissime sono le testimonianze relative alla nascita di Basilice. Verosimilmente si trattava di un luogo di passaggio per i pastori abruzzesi che in inverno portavano le greggi in Puglia affinché potessero godere di un clima più mite durante la stagione più rigida dell'anno. La Puglia veniva chiamata a quei tempi Apulia, mentre quella che oggi noi usualmente, anche ufficialmente, viene riconosciuta come la provincia di Foggia, era in passato nota come Daunia. Il termine, il nome che veniva utilizzato per appunto indicare questa regione geografica. Morrone cita numerose fonti, tra cui anche un documento scritto di pugno dal notaio Domenico Carusi, che operava a Basilice, un documento del 1899. In quel testo il notaio scriveva che Basilice doveva essere anche facoltosa, e le tante monete ed altri oggetti preziosi antichi che si ritrovano nel suo tenimento lo dimostrano abbastanza. Nella stessa fonte si dice inoltre che nel tenimento di Basilice quasi in ogni punto si ritrovano monete antiche di argento, di bronzo e anche di oro. Si ritrovano idoli, anelli ed altri oggetti antichi. Di fatto, fino ad un secolo fa non era difficile trovare, arando il proprio terreno, delle monete consolari di diversa forma, di diversa fattura e anche di diverso valore, quindi bronzo, argento e anche oro. Sempre il notaio Carusi affermava che le origini di Basilice dovevano essere molto remote, giacché quasi in ogni punto del suo tenimento si trovano sepolcri di laterizi contenenti urne o olle piene di ceneri di cadaveri combusti. Proprio nel 1631-32, e qui entriamo nel pieno della questione, del tema di oggi, avvenne il ritrovamento di un vero e proprio tesoro. Non si sa se a Porcara o se a Monte Saraceno. A quel tempo, questi due territori erano di proprietà del marchese Niccolò Ridolfi, il quale, naturalmente, appena venne a conoscenza del ritrovamento, comunicò l'accaduto alla Real Camera di Napoli, la quale, a sua volta, incaricò il capitaneo e la corte di Basilice di raccogliere informazioni al riguardo. Le ricerche produssero un documento che così recita: Capitaneo et corte della terra di Basilice, in questa regia camera si è comparso per parte del marchese di Basilice et fattone intendere come possedendo due feudi di Porcaro e Monte Saracino alcuni particolari di Castelvetere et con vicini son venuti et avendo cavato per ritrovare il tesoro, et hanno trovato certa quantità di monete et oro, et quelle pigliatesi senza domandar licenza al mastro precettore provinciale. Che perciò v'ordiniamo che di detto tesoro consistente in dette monete di oro, ritrovate in detto suo feudo, ne debbiate pigliare informazione et mandarla in camera ad finem providendi, die ultimo aprilis 1632. Di che epoca fossero le monete, da dove provenissero, da quale zecca fossero state coniate, resta e forse resterà per sempre un mistero. Queste le parole utilizzate da Fiorangelo Morrone per raccontare e citare anche un testo del 1632 che ci racconta appunto questa vicenda. Da quello che si può evincere dal testo, si trattò di un ritrovamento. Questo, naturalmente, noi stiamo parlando per verosimiglianza, non abbiamo nessuna conoscenza a riguardo, però da quello che si evince si trattò di un ritrovamento fatto da alcuni contadini che, della zona di Castelvetere e delle aree vicine, che si guardarono bene dal dire al padrone di aver trovato questo tesoro. Per loro sfortuna le voci devono essere arrivate anche all'orecchio del marchese signor Ridolfi di Basilice, il quale prese delle precauzioni comunicando alla Real Camera di Napoli quanto era accaduto. Detto questo, però, non sappiamo come è andata a finire, se l'hanno avuta vinta i feudatari o i poveri contadini.
Certo è che di questo tesoro non si sa più nulla. Quindi, cari radioascoltatori, prima di lasciarvi, noi vi facciamo ascoltare l'ultima canzone di oggi, una canzone dal titolo Il cuore affame. Arrivati alla fine della puntata di oggi, cari radioascoltatori di Radio Passenger WF, se siete riusciti a restare con noi finora, noi non possiamo far altro che ringraziarvi e darvi anche il consiglio di leggere questo bellissimo testo di Fiorangelo Morrone, Storia di Basilice dell'Alta Valfortore. Vi consigliamo anche di armarvi di metal detector e di gironzolare per i terreni di Basilice alla ricerca di chissà quale moneta consolare, appartenente chissà a quale consolato, quale epoca storica. E vi diamo naturalmente appuntamento alla prossima puntata di Radio Passenger WF. Ciao a tutti, a presto!